e immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Marco 5:29. Spesso facciamo progetti di vario tipo, ma poi subentra un elemento che stravolge tutti i nostri piani, una malattia. Che capiti a noi o a chi ci sta a cuore, la malattia spesso ci cambia la vita e non di rado prosciuga anche le nostre finanze. Marco ci racconta la storia di una donna, 12 anni di malattia, 12 lunghi anni di sofferenza ed oltre ad aver speso tutto in medici e cure senza alcun giovamento, aveva un problema in più, la sua emorragia. Secondo la legge mosaica, la rendeva impura e quindi inavvicinabile. Ma quando la donna sente dire che Gesù è in città, le si riaccende la speranza e pensa: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. Ma come abbiamo detto, questo è contro la legge. Un'impura non può toccare nessuno, figurarsi Gesù, il santo. Ma la necessità e la fede vanno al di là delle regole e delle convinzioni, e questa donna, disperata, tocca le vesti di Gesù. Gesù ovviamente se ne accorge e chiede pubblicamente: chi mi ha toccato le vesti? Questo costringe la donna impura ad esporsi ed eccola paurosa e tremante che ammette la verità davanti a tutti. Era proprio quello che Gesù aspettava. La donna aveva consumato tutti i suoi soldi e adesso aveva perso la faccia davanti agli altri. Ma per Gesù ora era pronta per ricevere il dono di Dio. Finché aveva agito da sola, non aveva trovato soluzione, anzi, aveva speso tutto ed era anche peggiorata. Ma quando si è affidata a Gesù, ha ottenuto la guarigione istantaneamente, ma soprattutto gratuitamente. Se anche tu sei in una situazione simile, irrisolvibile, difficile da sostenere, smettila di cercare da solo la soluzione e affidati a Gesù. Esercita la fede che hai in Lui e Lui, che è sempre pronto a intervenire, risolverà il tuo problema. Buona giornata.